Lesbo e che io adesso sono, almeno per adesso, a posto. Quindi, senza ulteriori indugi e con inizialmente più grande rilassamento e inferior senso di colpa, andremo a trovare mamma. E siamo a Giteo. A trovare nostra madre, idealmente. Siamo da tutt'altra parte nella nazione. Ma non ci abbiamo messo tantissimo, abbiamo i nostri contatti. Quella è nostra madre. Voilà! Perfettamente staccandosi l'inguine. Sono qua, madre. Tesoro, ce l'hai fatta. I mari sono stati favorevoli? Poseidone deve essere l'unico che non cerca di uccidermi. Per ora. Sei andato a Terra. Hai parlato? L'ho Sì. fatto. Che cosa ti ha detto? Non so bene cosa penso di lui. A parte che cosa pensi di lui, ma... Beh, so che farò quello che c'è da fare, quindi... Mi ha detto da dove vengo e dove devo andare. Quindi ora conosci la verità. Non sono suo figlio, sono solo un'arma. Non c'è cosa più lontana dalla verità. Tu sei venuto a questo mondo con amore. Sì, l'amore di mia madre, non di mio padre. Mai avrei immaginato di calpestare di nuovo il suolo spartano insieme. Chissà perché il lupo di Sparta abbia comunque acconsentito ad allevarci, era per la missione più alta? Lui ne era consapevole? Provo decisamente un misto di emozioni. Non so come sentirmi. Qui ho passato i giorni più felici della mia vita, ma anche i peggiori. Sparta è casa nostra, ma dovremo sbarazzarci del re Fantoccio se vorremmo trovare la pace. Cos'è Si può successo fare. alla nostra vecchia casa? Nicolao continuò a viverci dopo che me ne andai, ma ora che non c'è più, non lo so. Perché non andiamo a scoprirlo? Certo, ma prima voglio mostrarti una cosa. Va bene. Ti seguo. Spingendo... Mamma mia madre. Sei davvero aggressiva con questi poveri passanti. Sei peggio di me che comunque sono abbastanza aggressivo in primo luogo. Perché ogni volta mettete due cavalli come se io avessi intenzione di prendere questi cavallini mortali? Mi sono guadagnato il mio Phobos fiammeggiante. No, sono anche Oh, sceso. bello. Ok. In realtà io volevo seguire la missione, non la strada. Ma ok, facciamo che non seguo la strada. Madre, è particolarmente silenziosa. No, non voglio uccidere il capitano adesso. Quanto sia allettante la proposta. È molto lontano, madre. A parte che ci sono dei lupi. Possiamo fare a meno, giusto, Più madre? ci avviciniamo a Sparta, più mi affiorano i ricordi. Non importa quanto corra, non potrò mai lasciarmeli alle spalle. Lo so, a Nasso riuscii a dimenticare. Era come se avessi sigillato Sparta in una scatola e l'avessi gettata in fondo al mare. In quella scatola hai messo anche il ricordo di noi. Non Avrei credo. voluto, ma sarebbe servita una scatola troppo grande per riuscire a farlo. Madre, non passare in mezzo ai soldati. Ah, diavolo. Perché è stato un capo per anni ormai, per cui Arnasso se la comandava letteralmente. Cercando di non superarti, ma non è semplicissimo. Mamma mia. Ancora mi spaventa le cervi. Piano, piano. Ed ora? È qui che ti insegnai a usare la lancia. Oh. L'esitazione porta soltanto alla tomba. Ricordi? E come ho fatto ad arrivare fin qui? Dovevamo toglierti la lancia di mano mentre dormivi.
Dicevi che ti serviva per combattere i mostri nei tuoi sogni. Hai capito, sì. Non potevo certo affrontare Cerbero a mani nude. E poi Cerbero l'ha anche affrontato. Erano tre fratelli, ma... I lupi faranno a pezzi quei bambini. Oh, diavolo. Dobbiamo aiutarli. Alexios, aspetta. Non puoi interferire. È una zona di addestramento spartano. È vero. No, non voglio mettermi in mezzo alle tradizioni di Sparta. Queste sono tradizioni. Ma sapete qual è la verità? È che le tradizioni di Sparta hanno fatto buttare giù dalla rupe me e mia sorella. Quindi... Non posso restare a guardare. Vado ad aiutarli. Allora. Non volevo essere realmente invisibile, ma... Aiuto, non sento più le gambe. Stai buona. Difenditi però, ragazzo, sei comunque uno spartano. Non essere ridicolo, per favore. Padre. No, non fingerò di essere tuo padre. Non sono tuo padre. Ma di certo, lui è fiero di te. Digli che mi dispiace di aver gridato. Ero arrabbiato. Non volevo. È morto con onore. È morto inutilmente. E tu che fai qui? Beh, se non hanno visto la scena, quantomeno eviterò di infangare il suo onore. Passavo di qui quando i lupi hanno attaccato questi ragazzi. Ma è un addestramento spartano, perciò ho lasciato che se la cavassero da soli. Sta mentendo. Ha affrontato i lupi. Voleva la gloria per sé. Ha interferito con la legge spartana e hai mentito. C'è più onore nel cuore di quel ragazzo morto. Peccato. Sarebbe meglio se tornassi da dove vieni. Stai bene. Cos'è successo? Non potevo restare a guardare. La Gogea è ciò che trasforma i ragazzi in uomini e i soldati in spartani. Interferendo li hai solo resi più deboli. Non è così che funziona. A chi servirebbero da morti? Alexios. Questa non è Cefalonia, Nasso o qualsiasi altro posto. Questa è Sparta. E chi infrange la legge muore. Credimi, madre. So esattamente cosa succede se si infrange la legge di Sparta. Questo è il punto. Vieni, torniamo a casa. Quell'addestramento è spietato. Non spietato, efficace. I migliori di quei ragazzi diventeranno Cryptes, protettori della pace e cacciatori notturni. Forse dovrei eliminare i testimoni. Cacciatori notturni. C'è una ragione se Sparta non cambia mai. Ha delle regole ferree. Gli spartani dominano la Laconia, i cui cittadini sono per lo più iloti, contadini schiavizzati per lavorare nei campi e nelle miniere. Che fortunatoni! Schiavizzati. Perché non si ribellano? I campi spartani li sfamano e i guerrieri spartani garantiscono loro sicurezza. Prima dai persiani e ora dagli ateniesi. Quando dimenticano il loro posto, sono i Cryptes a ricordarglielo. Capisco. Molti si sono sacrificati per ottenere il benessere. Molti, non tutti. Questo non ci stupisce. Comunque, forse dovrei ricordarmi meglio com'è stare a Sparta, ma... Il punto è questo, cioè, per quanto io possa essere di origine spartana, ho visto quello che fa quella loro sorta di fondamentalismo guerrigliero. Quindi mi piace come sono sul campo di battaglia, ma non mi piace come sono a casa. Vorrei che si vivesse diversamente. Fammi salire a cavallo. Forza, no, andiamo. Non... Dai, su. Vai. Vorrei vivere diversamente alla quotidianità, all'addestramento. Sì, essere duri, ma non morire inutilmente. Quella è solo stupidità. Pensala come vuoi. Non avrei mai pensato di tornare a Sparta. Perché siamo a cavallo qui dentro? Guerra in furia ovunque. Eppure qui regna la quiete. Chiama la quiete. Vedo già persone bisognose d'aiuto. Ah, boh. Dai. Senti, facciamo che io scendo, perché davvero mi sembra eccessivo stare qua a cavallo. Poi magari Phobos me lo chiamo più avanti.
Bel tempo anche che ci accoglie a Sparta, giusto per farci ricordare quanto sia duro e crudo questo posto. Comunque maestoso. Ah. Wow. Guarda chi passa di là. Momenti che vorremmo ricordare un giorno. Comunque, nostra madre non stava andando al tempio, ok? Questa è la nostra casa. O era la nostra casa qui dietro? Mi ricordo qualcosa del genere, infatti. Area abitata. Questo è stato il primo e ultimo luogo in cui mi sia sentito al sicuro. Appena sei riuscito a tenere in mano una lancia, hai iniziato ad allenarti qui da mattina a sera. Nicolao era un maestro difficile da compiacere. Con te nascondeva il suo orgoglio. Ma ogni sera mi diceva, un giorno porterà gloria a Sparta. Pare che io adesso sia uno che mente è debole, quindi... Anche se lo odio per quello che ha fatto... Senza il suo addestramento sarei una persona diversa. Quel giorno il mio cuore si spezzò. Ma per la prima volta da molto tempo, ora che sono qui con te, credo di poter guarire. Ma porteremo anche Cassandra. Anch'io. Ricordi quando hai preso in braccio tua sorella? Avevo paura di farle male. Mi misi intorno cuscini e lenzuola. E anche allora la stringevi a te così forte che credevo l'avresti soffocata. Ora è diventata così forte. Gli dèi ingannano i miei occhi. Brasida! È bello vederti, Brasida. È passato di tempo da quando ti ho salvato dal magazzino in fiamme a Corinto. I miei ricordi sono un po' diversi. Ti trovo bene, Brasida. Le voci erano vere. Sei viva! Molti che credevamo morti respirano ancora. Quando ho saputo del vostro ritorno? Siamo a Sparta, ma non ancora a casa. Rivogliamo la nostra casa, Brasida. Sparta ha requisito la vostra tenuta dopo la scomparsa di Nicolao. La città attende che il suo figlio adottivo la ma non è ancora tornato dalla guerra. Stentore! Sapevo che avrei dovuto ucciderlo sulla spiaggia. Poverino, per una casa. Dai, su, non è così importante. Cioè, sì, tutto il discorso affettivo che volete, ma... Quattro mura tenute insieme malamente. Come possiamo riprendercela? Dovete richiedere la cittadinanza spartana ai re. Certo, non sarà facile. Perché no? Per quanto io sia felice di vedervi, i re non lo saranno. Specialmente Archidamo. La tua ogni partenza città da Sparta deve... non è stata delle più... amichevoli. Ce l'ha ancora con me perché gli ho rotto il naso. Madre! Cosa? In ogni caso non l'ha dimenticato. Ma ho un'idea che forse lo aiuterà a perdonarti. Dici... Alcuni soldati spartani hanno fornito delle armi agli Iloti. Chiunque si occuperà dei traditori otterrà la sua gratitudine. Ok, si può fare. Perché mai dei soldati spartani aiuterebbero gli Iloti? Gli Iloti sono molto più numerosi dei cittadini spartani, ma non hanno una guida. Sono soprattutto contadini, servi e apprendisti. Se qualcuno li riunisse, li armasse e li addestrasse, sarebbero una minaccia per Sparta. Ma hai detto che sono stati degli spartani ad armarli. A maggior ragione questa faccenda deve essere risolta al più presto. Scopri perché gli Iloti sono stati armati e avrai l'attenzione dei... Mi puzza di setta. Per riavere la nostra casa devo eliminare il comandante spartano responsabile di aver fomentato un'inutile ribellione. Sembra semplice. Quando avrai finito raggiungimi nella sala del trono. Ok. Tu dove andrai? È qui che ti ho cresciuto. Ed è qui che Leonida ha cresciuto me. Farò visita alla sua tomba appena oltre la tempesta. Voglio esserci anch'io. Dovresti rendergli omaggio anche tu. Infatti. Ci proverò. Sono curioso di vedere la tomba di Leonida. E... Già sparita nostra madre? Dov'è? Volevo seguirla, andare con lei alla tomba. Ok, non è fattibile, non è così che funziona. Missioni. I re di Sparta. Forte con i forti.
parla con Mirrine, e uno spartano marcio rovina tutti quanti. Interessante. Hanno tolto il re cieco? È stata tolta la missione del re cieco perché era buggata. Quindi forse nella 1.05 hanno capito qualcosa di diverso. Ma tornando a noi, forte con i forti. E sapete cosa non ho visto? Ci sono dei punti dove sincronizzarci qua vicino? Sì, mio nonno è qui ed è tenuto piuttosto in alta considerazione, direi. Mio nonno era un vero eroe. Forse un giorno scolpiranno una statua anche in mio onore. Sappiamo già che difficilmente sarà così se ci andremo a rintanare a proteggere Atlantide. E là, nonno. Sono io, tuo nipote. Vorrei riprenderlo un po' diversamente. Ah, maledette limitazioni, le distanze. Come si fa a dirgli di sfocare? Ok, già molto meglio. Un pizzico di disturbo. Un po' più questo giallino mi interessa che si veda. Troppo. Ok. Una foto col nonno pure ci stava. Mi sento fotografico. Chissà cosa si penserà l'abstergo. E immagino sia lì che si rivede il tutto. Ma visto che sto qui, sentiamo anche lei. Non fai parte dei miei soldati. Ti conviene avere un buon motivo per essere qui. Gli Spartani restano uniti. Oh. Gli Spartani restano uniti. Sono qui per questo. Già, il sangue spartano è quello che conta. Si direbbe una vittoria che ti porterà gloria. Una ricompensa per impegno e abilità. Gli Spartani fanno così. Dagli schiavi ai generali. Tutti soffrono questa guerra. Mentre chi comanda si dà delle arie con le gambe sotto al tavolo. Secondo i polemarchi sarà una vittoria facile. Porrò fine a questa guerra in mio favore. Hai una strategia? I polemarchi ateniesi sono paralizzati dall'indecisione. Servono troppi padroni. E quindi agiscono lentamente. Ed è qui che entri in gioco tu. Io? Infiltrati nelle loro fortezze e uccidi i polemarchi. Voglio che le mie truppe abbiano campo libero. Oh, un altro che vuole uccidere i polemarchi? Non so quanti ne ho uccisi gli Spartani, ma questo tu non dovresti saperlo. Farò la mia parte. Considera i polemarchi già morti. Portami i loro sigilli ateniesi come prove. Ti ricompenserò per i tuoi sforzi. Sì, ormai è un po' tardi perché praticamente non sto più attaccando forti da un po' di tempo, visto che non mi serve. Ma giusto per capire come si piazza, è immondo? No, è in ambizione. Come vedete, per Demostene ne ho fatti in realtà tanti. Ok, ok, basta che voi ci crediate. Leonida, l'ultimo vero eroe spartano. Saremmo tutti sotto il giogo dell'impero persiano se non fosse per il suo coraggio. Nelle tue vene scorre il suo stesso sangue. Ed è un onore. Quindi il nostro sangue è sangue di re. Sei molto più di un mercenario. Hai il sangue degli eroi, sangue di potere. Ricordi quello che ti ho detto? Leonida, Pitagora. Hanno cercato di impossessarsi di questo potere. E tu hai giurato che non lo avrei permesso. Prendi la tua lancia. Tutti parlano della pizza. La pizza. Non mi importa quello che dice. Basta! Leonida. Ne abbiamo abbastanza della tua insolenza. Sparta non andrà in guerra. La pizza ha parlato. La pizza dice quello che voi volete che dica. È il vostro burattino da fin troppo tempo.
ed è giunta l'ora di tagliare i fili. Oh, Leonida, i giorni degli eroi sono finiti. Credi che il tuo sangue ti renda speciale? Se aprissimo le tue vene, colerebbe al suolo e sparirebbe tra le fessure del terreno. Tu non sei nessuno. Perché non proviamo a scoprirlo? Il tuo destino è segnato, figlio del leone. Cersei ci unirà tutti quanti e porterà ordine dove c'è. Oh, volevano far vincere i persiani. Sfida la pizia e chiunque tu ami, chiunque tu voglia proteggere, perirà. Raduna gli uomini. Mio re. Se Cersei vuole Sparta, deve vedersela con me. Quindi è morto, ma ha cambiato le sorti dello scontro. Incredibile. Capisci adesso? Già, cosa ho rivissuto. È ora che entrambi compiamo il nostro destino. Se non fermiamo la setta prima che sia troppo tardi, gli sforzi e il sacrificio di Leonida saranno stati inutili. Oh, ma io ho intenzione di fermarli. La nostra stirpe si è ribellata a chi voleva schiavizzarla. È ora di ribellarsi di nuovo. Bene, bene, bene. Madre e figlio infine riuniti a Sparta. E guardatevi, degli dei tra i mortali. Esagerato. Re Pausania, che onore. È re. Sono addolorata per tuo padre. Già. I nostri padri sarebbero orgogliosi di vederci qui oggi. Ricordi Alexios, mio re? Come dimenticarlo? Il bambino che si sacrificò per salvare sua sorella. Che tragedia. Un innocente condannato a morte da un'antica legge spietata. È illuminato questo re, eh? Antica e spietata. Ancora oggi gli Spartani vivono e muoiono secondo queste leggi. Ma voi sembrate più progressista. E tu sembri aver passato molto tempo con gli ateniesi. Purtroppo ho partecipato a un simposio o due. In ogni caso, Sparta era più debole senza di te, senza di voi. Vero? Siamo un esempio del perché le leggi debbano cambiare. Oh, concordo. Ma re Archidamo, se potesse incidere le leggi spartane sul petto di ogni cittadino, lo farebbe. Io non cerco la pace, non è esattamente quello che cerco. In questo momento cerco di fermare chi non vuole che noi si abbia la pace. Ma non è vero, io non ambirei semplicemente alla pace perché non l'ho mai conosciuta. Come faccio a sapere che sia quello che voglio? Le leggi spartane hanno distrutto la mia famiglia. Le leggi spartane mi hanno costretto a vivere per strada. Se oggi siamo qui è perché lui ha sfidato quelle leggi. L'ha fatto e la sua testa è caduta per questo. Ma non siamo qui per parlare dei morti, vero? Abbiamo saputo che Sparta ha requisito la nostra casa dopo ciò che è accaduto a mio padre in Megaride. Noi la rivogliamo. Bada come parli. Hai lasciato Sparta, ma sono pur sempre il tuo re. Chiediamo cortesemente un'udienza con te e con Re Archidamo per chiedere il ripristino della nostra cittadinanza e la proprietà della nostra casa. Ma certo! Non c'è cosa che mi renderebbe più felice. Archidamo, tuttavia, non ti ha ancora perdonato per l'incidente del naso. Abbiamo saputo. Che possiamo fare per persuaderlo? Si parla di una ribellione degli Iloti. E i Cryptes gettano paglia sul fuoco uccidendoli selvaggiamente, rubando il bestiame e lasciando i corpi a marcire per strada. Li stanno fomentando quasi. I Cryptes sono la massima espressione dell'addestramento militare spartano. La loro disciplina e il loro coraggio rendono l'esercito spartano il più temuto del mondo. Un tempo, forse. Ora i Cryptes sono corrotti e assetati di sangue. E addestrare dei ragazzi per uccidere contadini disarmati non è onorevole. Rivolete la vostra casa o no? Direi di sì a questo punto. Bene. Dimostrate agli Iloti che non supportiamo più il massacro della loro gente. Mi sta bene. C'è qualcosa che devo sapere sul re Archidamo. È un conservatore, brutale, noioso. Dà più importanza alla tradizione che al benessere del popolo. Quel giorno sul monte Taigeto si schierò con gli anziani. Me lo dovevi dire, eh?
Ok, il resto lo capirò da solo. Se uccidere i Kryptes ci restituirà la nostra casa, lo farò. Ma non avevo capito che era proprio uccidere i Kryptes. Quindi stiamo andando a uccidere Spartani? Hardcore. Se Archidamo crede nella tradizione, uccidere i suoi Kryptes non causerà tensione tra lui e Pausania. Quello stavo... A volte mi manca Cefalonia. La vita era semplice, anche se molto. Marco era un imbecille. E Marco continua ad essere un imbecille anche a Kos. Era Kos l'ultima volta che l'ho visto, mi pare. Allora, abbiamo 3 Kryptes. Traditori, così definiti, ma... dovremmo dirlo ad Archidamo, Archidamo già mosso il suo nome. È male perché è un re, quindi dovrei ricordarmelo, ma... non so se le cose andranno bene. Pure qui non mi interessa realmente. Devo fare attenzione. Stare in questi luoghi più del necessario. Ho trovato una persona. Era lui? O devo confermare la morte? Ah, diavolo. E niente, è andata male. Ma cosa? Bene, siamo a 1 di 3. Ne avevo stordito uno. Cercato di non uccidere gli altri innocenti. Ed è andata malissimo. Ora sono colpi stordenti, ma... dovrei velocemente cambiare frecce perché... ok. No. Colpo rapido. La sprovvista. Ti lascerò morire così però. Ti ha fatto male? Lento. Ah, mercenari. Ancora con questa storia. Dov'è? Sta entrando? O ce ne so più di uno? Ah no? Era fuori dalla portata? Ah, diavolo. Il fatto che ci sia un range così... sparazzino pure è strano, eh. Ma poi... l'avevo fregato! Non mi ha fatto fare... ti giuro che avevo schivato. Un altro stolto. Ma dicevamo, dobbiamo... c'è tanto da viaggiare. 1100 e 1500. Diavolo. I Kryptes. Qua. Ok. Stata, vediamo magari di rimanere distanti. Due di tre, a posto. Vedi, non c'era bisogno di mischiarsi. Mi aspettavo che succedesse qualcosa chissà che, ma... invece non c'era niente di strano. L'ultimo è all'interno di un forte. Da qua sicuramente potremmo rientrare. Ma non credo mi serva. Mi basta trovare un tiro pulito dalla distanza e non ci dovremo nemmeno sporcare le mani con il forte.
Ok, idealmente quella che sembrerebbe la soluzione migliore. Meglio stare nascosti. E che il fatto anche che tocchi stare nascosti. Non vogliamo mercenari qui, vattene. Potete stare nascosti, ma tu mi eri un attimo di impiccio. Sta dormendo. Non ti alzare. Errore mio. A posto. Forte con i forti. No! No, mai più. Ma mai mancare queste occasioni. Guarda la lancia com'è attiva. Questo devo fare. Oh sì, che soddisfazione. E abbiamo anche dei normalissimi spartani traditori a distruggere le rastrelliere. Questo pure non dovrebbe essere idealmente troppo complicato. La cava di marmo di cui parlava Brasida. Ok. Le armi devono essere qui intorno. Qui c'è un solo spartano che devo uccidere. Sarà più semplice, senza allertare gli altri. Sono d'accordo, ma non erano due? O forse lì c'erano le lastrelliere? Che non vedo... Sono state viste tutte le volte alla cava di marmo di Gorani. E ok. E le rastrelliere? Non saprei. Devo eliminare il loro comandante. E non sto benissimo per quanto riguarda l'adrenalina, purtroppo. Nessuno può farcela. Ok. Spero non fossero troppi testimoni. Bene. Avrei forse potuto aspettare la notte, ma... Ok, ho ucciso il loro comandante. Pure questo non mi è parso abbia smosso nulla. Ah. Quindi in realtà devo fare altro qui? Non mi è affatto chiaro. Uno spartano marcio, ma uno già l'ho ucciso. Non mi pare che importasse molto a nessuno. Il veleno fa addirittura più danni delle speciali nella mia build particolare. Ok, lì hanno degli orsi. Di capire cosa. Qual è il problema di quest'area? Devo andare qua sotto? No. Quella è una normale rastelliera, non c'è niente da distruggere. Mi hai visto. Vai giù. Non vogliamo testimoni, grazie. E ah, aspetta, questa è una zona di distruzione. Ora ricordo come funziona. Devo solo capire cosa va distrutto.
che rastrelliere è tutto molto tutto molto relativo. E mi sto perdendo cose sicuramente. Bene, le rastrelliere in realtà non, cioè, non dovevo fare nient'altro che colpirle con la, beh, con le daghe. Quindi facciamolo. Visto che ci siamo, penso che libero anche a voi. Non ci proverò. Voilà. Ci siamo tolti anche questo problema. Ora, il nostro ritorno a Sparta sicuramente non è andato inosservato. Non so cosa ha detto, ma nel dubbio dillo anche a tua sorella e vediamo come la prende lei. E detto ciò, torniamo nella nostra bella capitale e vediamo se riusciremo o meno a convincere questi re. Forse Brasi dà qualcosa per noi.